Salve amici e benvenuti in questo nuovo video. Se invece ancora non mi conoscete, io mi chiamo Diego e questo è il mio canale di BL. Come avete capito dalle prime immagini, oggi parliamo di tende. In questo video vi mostro il mio ultimo acquisto. Voglio fare due premesse. E questo non era l'acquisto in cima alla lista, non era il mio primo obiettivo, ma poi ci sono stati tre motivi fondamentali che alla fine mi hanno portato a scegliere questo tipo di tenda. Un'altra premessa che voglio fare è parlare di questo marchio. Parliamo della Naturhike e è un po' che osservo questo marchio e i prodotti che ha messo sul mercato questo marchio, e devo dire che la Naturhike ha sfatato ormai quel vecchio mito di azienda cinese che copia ma copia male. E la Naturhike ha portato sul mercato dei prodotti secondo me assolutamente validi, soprattutto nel rapporto qualità prezzo, e fondamentalmente non ha introdotto chissà quali novità, si è sempre appoggiata a dei vecchi standard ormai consolidati, come le tende monoposto, come le tende da due posti o come in questo caso con le tende a tunnel. Un'altra premessa che voglio fare è che tecnicamente per l'uso che voglio fare di questa tenda, questa non è una tenda ideale, o meglio, a me serviva una tenda invernale con il concept anche da spedizione e quindi una tenda a tunnel. Tuttavia questa è una tenda 4 stagioni, ma non è una tenda invernale. Molti di voi diranno: ah, ma qual è la differenza? Beh, le differenze in realtà sono molte e il termine 4 stagioni a volte può ingannare. Sto realizzando un video dove cercherò di portare l'argomento mostrando i vari tipi di tenda, il concetto di 4 stagioni e il concetto di tenda invernale, perché anche il concetto poi di tenda invernale si suddivide a seconda dell'uso e della destinazione in cui vogliamo usare quella tenda. Il concetto 4 stagioni è un po' il concetto di 3 strati, è molto ampio, viene riportato un po' da tutti, ma in realtà poi ci sono molte differenze e aspetti all'interno di questo concetto. Ma ora vi mostro la tenda. La Opolos 2 si presenta nella sua comoda e capiente borsa, alta 48 cm e larga 19. Le dimensioni potrebbero spaventare, ma sono assolutamente in linea con lo spazio che la tenda una volta aperta offre. Al contrario, il peso nel modello 15D che vedete è notevolmente ridotto. La borsa pesa complessivamente 2,140 kg, ma come vedremo il peso può essere ulteriormente ridotto. Al suo interno troviamo la paleria divisa in 3 sezioni, il telo sottotenda, i picchetti in alluminio leggeri e cordini antivento, il telo esterno a cui è fissata la zanzariera. Partiamo con il floor mat. Il floor mat non è altro che il telo sottotenda. Questo è un oggetto che ha sempre, tra virgolette, diviso il trekker sul portarlo o meno. Beh, io mi trovo a metà nelle stagioni estive tendo ad evitare di portarlo, così risparmio qualche grammo e anche qualche centimetro all'interno dello zaino, ma nei bivacchi invernali, soprattutto quelli sulla neve, se non si ha un catino molto spesso, secondo me è opportuno averlo. All'occorrenza questo può anche diventare una copertura superiore alla tenda stessa, in quanto la Naturhike non è una pole tent, la Opolos 2, ma ha la sua paleria, quindi noi avremo comunque le bacchette a disposizione e attraverso i 4 punti di attacco e semplicemente mettendo le due bacchette ai lati della tenda, usando un cordino di 3 metri, potremmo avere una copertura superiore in caso di pioggia o di neve. E questo è un dettaglio che mi piace della Naturhike, perché fornisce il telo sottotenda compresa nel prezzo, ed è uno dei punti a favore riguardo questo prodotto. Paleria. La paleria è divisa in 3 sezioni e come potrete notare è divisa anche in 3 colori. È in alluminio classico 7001 e i 3 colori ci aiutano nell'installazione della tenda, perché poi, come vedrete tra poco, nel telo esterno la Naturhike ci indica dove andare
ad inserire la pelleria con i tre diversi colori, e anche questo è un dettaglio di questa tenda che mi è piaciuto molto. Telo esterno con già integrata la zanzariera al suo interno. Questa è una delle prerogative che rende la Opalus 2, ma anche la Opalus 3, una tenda a 4 stagioni, perché soprattutto nella stagione più invernale è opportuno riuscire a montare la tenda del telo esterno e con un semplice movimento installate entrambi, sia il telo esterno che il telo interno. Anche questo è un punto a favore di questa tenda. Picchetti sono leggeri, ben fatti, in alluminio e non si sente la necessità di cambiarli. Punto a favore anche questo. Ultimo dettaglio non da trascurare, ed è una cosa a cui io ci tengo molto, la sacca. Una volta ripiegato il tutto, la tenda e tutti i suoi accessori entrano abbastanza comodamente all'interno della sacca. Io sono uno che in passato ha odiato quelle tende che ti aprivano super compatte all'interno della propria borsa e poi la mattina quando vai a ripiegare tutto non entra nulla. E quindi cosa succede? Prendi la borsa che comunque hai pagato e dovrai sostituirla. In questo caso la borsa della Opalus è sufficientemente ampia, ha anche la maniglia qui e molte tende non ce l'hanno, che ci aiuta nell'estrarre la tenda e tutti i suoi accessori. E quindi devo dire che anche da questo punto di vista questa tenda ha i suoi punti di forza. Le dimensioni generose della Opalus 2 vedono un'altezza massima di 1 metro e una larghezza massima di 1,50 m. La zona letto misura 2,40 m e l'entrata più il vestibolo misurano 1,60 m. Il tessuto del modello Green è il nylon nella versione a 2 posti, un 15D, mentre nelle versioni 3 e 4 posti il valore aumenta. L'impermeabilità è di 3000 nel telo esterno e 4000 nel catino. L'interno è davvero spazioso e permette una gestione ottimale del materiale senza rubare nessun centimetro a ingresso e vivibilità stessa della tenda in caso di cattivo tempo. Le prese d'aria sono due, presenti sui lati opposti della tenda stessa. Le cerniere a doppio cursore garantiscono comodità nelle operazioni di apertura e chiusura sia della porta d'ingresso sia nell'accesso alla zona letto. Il bordo del catino rialzato di circa 20 cm garantisce una discreta protezione dalle correnti che possono entrare nella parte bassa della tenda. La versione color arancio è in poliestere e risulta essere più pesante, ma il prezzo diminuisce sensibilmente e a circa 150-160 euro avere una tenda simile, dividendo il peso per due, garantisce una comodità durante i bivacchi che ripaga ampiamente il peso in più da portare in spalla. La versione a due posti 210T
lo ritengo nel rapporto qualità-prezzo un altro acquisto davvero interessante. Eccoci arrivati alle conclusioni. Ma quindi questa Naturaic Opalus 2 è una tenda 4 stagioni? Assolutamente sì. È una tenda invernale? No. Manca di alcuni requisiti fondamentali per definire la Opalus 2 una tenda invernale. Come ho già detto in apertura, sto realizzando un video dove discutere tutti insieme delle varie differenze tra una tenda 4 stagioni generica e una tenda veramente invernale, sia da spedizione che da alpinismo. Una tenda che mi piace molto è una tenda veramente spaziosa e, nonostante le dimensioni molto ampie, pesa veramente poco. Io non sono un grande fan del nylon, tuttavia ho voluto provare questa tenda e, in attesa di testarla in ambienti severi, le prime impressioni sono molto buone. Beh, cos'altro aggiungere? Sapete come funziona? Iscrivetevi al canale per non perdere gli aggiornamenti, attivate la campanella anche per non perdervi una modifica che ho proprio in mente di fare alla Opalus 2. Grazie a tutti, ci vediamo ai prossimi video.